Zorro, Miguel Bernardo, ecco tutte le cose che non sai. Miguel Bernardo, noto per il suo ruolo nella popolare serie televisiva Elite, sta per debuttare in una nuova veste che promette di captare l'attenzione del pubblico italiano. Protagonista della serie Zorro Avvuelto, Bernardo riporterà sullo schermo il carismatico Diego della Vega, l'alter ego di Zorro, nella trasmissione in prima serata su Canale 5. La serie esplorerà le origini del famoso eroe mascherato, offrendo una nuova prospettiva su questo personaggio iconico. Per conoscere meglio Miguel Bernardo, è utile esplorare il suo background e le sue radici artistiche. Nato il 12 dicembre 1996 a Valencia, Miguel è il figlio di Ana Consuelo Duato Boy, un'acclamata attrice spagnola, e di Miguel Ángel Bernardo, un rinomato produttore televisivo. Cresciuto in un ambiente immerso nel mondo dello spettacolo, non sorprende che Miguel abbia sviluppato una passione precoce per la recitazione, circondato da influenze artistiche sin dalla giovinezza, inclusa l'esposizione al mondo della danza attraverso suo zio, il celebre danzatore e coreografo Nacho Duato. Miguel ha intrapreso la sua formazione artistica frequentando alcune delle scuole di recitazione più prestigiose, tra cui il Santa Monica College e l'American Academy of Dramatic Arts negli Stati Uniti, rafforzando la sua dedizione e il suo talento per la recitazione. Questo percorso formativo gli ha permesso di affinare le sue abilità e di prepararsi per una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto significativo avviene nel 2016, quando appare nella serie televisiva Cuéntame Cómo Paso, al fianco di sua madre. Questa esperienza è seguita da una partecipazione al film Espor Tu Bien nel 2017. Tuttavia, è il suo ruolo di Guzmán in Elite, iniziato nel 2018, che lo porta alla ribalta internazionale, facendogli guadagnare ammiratori in tutto il mondo grazie al suo carisma e alla sua capacità di interpretare un personaggio complesso e sfaccettato. Miguel Bernardo, dagli hobby allo sport. Dopo Elite, Miguel continua a esplorare ruoli impegnativi e diversificati. Nel 2019, entra nel cast della serie Netflix 1899, dove interpreta un personaggio omosessuale, ottenendo l'approvazione e il supporto della comunità LGBTQ e a livello globale. Questo ruolo dimostra la sua versatilità e il suo impegno nel trattare tematiche di rilevanza sociale con sensibilità e rispetto. Più di recente, nel 2022, Miguel ha partecipato alla serie musicale Disney+, La Ultima, recitando al fianco della sua ex fidanzata, la cantante Aitana. La loro relazione, iniziata sul set e condivisa pubblicamente sui social media nel 2019, ha catturato l'interesse dei fan, anche se attualmente Miguel è single. Oltre alla sua carriera, Miguel è anche un appassionato sportivo, con un particolare interesse per il surf e le immersioni, un hobby che spesso condivide attraverso i suoi profili social, dove si presenta in immagini dinamiche e affascinanti. Con la sua nuova serie Zorro, Miguel Bernardo si appresta a conquistare un nuovo pubblico, consolidando la sua reputazione come attore di talento e versatilità. Gli appassionati di televisione e i nuovi spettatori sono impazienti di vedere come Miguel interpreterà questo storico personaggio, promettendo di portare freschezza e vitalità al mito di Zorro. Vi piace questo attore spagnolo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.